Raga, finalmente a 300 iscritti. Congratulazioni. Raga, oggi noi faremo 4 pizzerie. E infine c'è il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Iniziamo! Madonna. No. Raga, la prima pizzeria in questa sfida si chiama proprio Punto Pizza. Prima le donne, prego. Buonasera. 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 Prosega. Timone. Oh. Giusto, parla di te. Come regà? Io ho perso la ciccia. Grazie. Basta. E io ho un pezzo di questa qua. Besseria Grande Piramide d'Egitto. Ciao belli bimbi. Assaggio della prima pizzeria. Location. Ho detto molto 6 perché location è molto basilare. E ciao a tutti. Io al menù ho dato 9. Impasto devo dire. Che cazzo. Mi è caduta la patata. Impasto devo dire Cermino. Molto buono, signori. Allora, raga, al servizio gli ho dato 4. Cioè, la pizza me la sapeva da solo, manco mangiare i fazzoletti. Pizzeria Grande Piramide d'Egitto. Io al conto ho dato 5 perché 12 euro per 6 pezzi di pizza forse è un po' troppo. Tanto ha pagato lo stronzo. Punto Pizza ha realizzato 115 punti e la voce più bassa è sarà proprio il servizio. Raga, seconda pizzeria di quest'oggi, cotta e gustata. Vamos. No, molto, però le pali di pizza. Non facciamo la pizza a taglio. E per un secondo io e la mia gang stavamo nella merda. Ti vado supplì di fare? Ok, ci veniamo supplì ora e dopo veniamo qua. Ma poi salvo io i marocchini in extremis con un calcio d'angolo. Chiedo alla signora che ci sta servendo se facessero dei supplì. Allora, facciamo qui il classico, la matriciana, cacio e pepe, indurio, porcina, tutto carbonara. Io in ostentina le allora, io prendo quello al tartufo. Io quello alla carbonara. Quattro categorie da valutare. Location. Dici che è finita! Raga, io ho preso il supplì al tartufo. Assaggiamo in diretta. Buono? Qui a Ivan chi parla. Ho dato una location bel 8, mi sembra giusto. Perché c'era anche un tavolino fuori alla pizzeria. Al menù ho dato 8 perché c'erano tante scelte e poi il menù era vasto perché c'erano tante scelte. E perché mi piace il caldo. Quello che piace. Sto facendo il mimo, Come fa a parlare? Al servizio ho dato 8, dai, perché. Ci ho dato. Oh, ma abbiamo aspettato 20 minuti! Dio santo, per 6 supplì! Allora. Senti quell'altro. Allora, il conto era 7,20 se non sbaglio. Anche 8, anche diamo anche 8 al conto. Io al conto do un bel 8. Comunque, per dei supplì di alta qualità, devo dire, voto eccellente. Cotta e gustata ha totalizzato ben 136 punti. E proprio come nella prima pizzeria, il tempo di attesa ha penalizzato il servizio. Terza pizzeria in gara, Alice Pizza. Accendi la luce. Allora ragazzi, qui possiamo vedere un bagno con tanto di... È rotto! Il cesso è molto piccolo e il lavandino ci sta! Utilizzabile! No! Dai, si può! Dopo tanta pizza mi faccio una bella cagata. Un bagno di merda. Pronto? La pizzeria? Raga, assaggiamo in diretta il crostino. Intanto a Tommaso gli abbiamo lasciato lo sgabello, quindi. Ma è figo lo sgabello. Guarda questo qua. Guarda che figo lo sgabello. Coglio. Massimo davanti, a Snidaro, via con i voti. Io ho fatto la location. Voto 2 voti. Location interna, ovvero della pizzeria vera e propria, da un bel 9. Moderna e non all'antica. Passando al bagno, quindi do un bel 5. Allora, al menù do un bel 9. Buono, molto buono.
che secondo me è una delle pizzerie che potrebbe vincere. Bene. Oh, io il servizio, signori, al servizio do 6, sono un po' basso. Perché volevo offrire al mio amico Ivan questo qui sopra impressione. Ho detto alla ragazza che ci sta servendo, offro al ragazzo. Non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo. Quindi ha fatto pagare lui e poi me. Perché lui poi ha preso il crostino. Ho detto guardi, me ne tagli un pezzo, lo prendo anch'io. Che fa? Prima lo taglia solamente a Ivan, quindi poi io devo totalmente riordinare. Do 6 solamente perché è buona. Viva la figa. E poi chi c'è? E ci sarei dire il conto. Che secondo me ci potrebbe anche molto stare, io direi un bel 8. Attualmente la pizzeria Alice si porta in testa alla classifica grazie ai suoi 163 punti. Regà, alla prossima puntata andremo a Voglia di Pene. Proprio lì. Vamos all'ultima pizzeria. Ragazzi, ecco i marocchini in 4K. Raga, quarta pizzeria, Duci Duci, vamos. Questa va bene. Questa, sì, questa è perfetta. Assaggiamo. Qui è Ivan che parla e ho dato alla location un bel 7. Molto normale, basica. Al menù, signori, do sempre un bel 9 al menù, sempre voti alti perché il cibo non si infama. Una pizza con il bacon, devo dire, succulente, signori. Allora, servizio do 7 perché comunque la signora è stata gentile, è stata veloce, quindi 7. La pizzeria in cui ci hanno servito più velocemente. Infatti, va bene. Facciamo 8. Okay. E il conto do un bel 9, perché 4,70€ con 3 bottiglie d'acqua è poco. Duci Duci ha realizzato 122 punti, attualmente il punto leggermente più critico è la location. Come potete vedere il massimo dei punteggi è stato 160, perché il signor Pavino ci ha abbandonato dopo la terza pizzeria. Attualmente questa sopra impressione è la classifica generale. Però ricordo che c'è il mio voto che potrebbe confermare o rivoluzionare la soluzione. Quindi vi lascio i miei voti. Nonostante i miei punteggi, la classifica rimane comunque invariata e quindi la pizzeria vincitrice che si aggiudica il super premio special 300 iscritti è Alice! E raga, questo super video è finito, grazie di cuore per i 300 iscritti. Credo che a breve uscirà anche lo special 400, perché già siamo praticamente a 350 iscritti. Regina Ivan, abbiamo 3, 2, 1.